siamo molto contente di averti qui. Grazie, anch'io, ovviamente. Beh, voglio dire, tu sei stata intanto veramente la regina dei viaggi e della natura in TV, ma soprattutto sei stata una pioniera, perché prima di te non c'erano donne che si occupavano nello specifico in TV di questo ambito. Quando ho proposto il mio primo programma sulla natura e gli animali, che era l'Arca di Noè, in televisione c'era soltanto Piero Angela, il maestro. Avevate un aspetto leggermente differente. Per fortuna almeno ho avuto qualche chance, no? Sì. Se no... E allora ho detto, ma perché io, che non sono magari una specialista, non sono un biologo e tutto, ho detto perché mi voglio proporre come persona che ci crede davvero e che opera sul campo, va. Per cui se racconta una cosa, l'ha fatta e quindi ha la credibilità della persona che ha fatto. L'esperienza. Certo. E allora mi è andata bene, da lì è passato qualche anno. Ma come donna è stato difficile imporsi in un campo così deputatamente per tradizione maschile? Perché le donne già erano conduttrici, showgirl, però divulgatrici scientifiche in qualche modo no? All'inizio sicuramente sì. Perché come dicevate voi, insomma, non c'erano donne che facessero questo lavoro. Poi piano piano, perché insomma sono passati tanti anni, mi sono conquistata una certa credibilità sul campo e poi anche andando un po' in punta di piedi, perché io sono una persona che sembra molto tranquilla e questo è positivo. Sì. Non bisogna creare allarmismi, però... Quando ho un obiettivo lo punto, eh? Sì, noi siamo esattamente il contrario, creiamo solo allarmismi e manchiamo tutti gli obiettivi. Sai, Leana, ma non ci credo, ma assolutamente. Si fa allegria, si fa allegria. Noi facciamo allegria senza muoverci di un millimetro. Fortuna, esattamente dai. Quello. Senti, giustamente stavi dicendo che la tua credibilità te la sei conquistata con calma, ma mirando all'obiettivo. Ora, non per toglierti credibilità, ma dobbiamo ricordare che tu hai iniziato non occupandoti di natura. Sì. Era il 1983, c'era un altro tipo di divulgazione. Hai fatto bim bum bam. Sì, ho fatto ti bim occupavi bum bam. È vero, eravate cucciole. Avevamo le cucciole messe proprio così. Piccoline. Ho iniziato sì nel 93 con Bim Bum Bam e One, Paolo Bonolis. Paolo Bonolis era un po' un optional. Era. Chi ricordi con maggior affetto? La verità, One. Ma veramente? Sì, infatti in realtà noi abbiamo delle foto che di quel periodo non è che siamo riusciti a trovare tanto. Eccolo One! Una... Si dice che comunque ci sia stata una simpatia tra di voi. Eravamo innamorati pazzi. Si può dire, dirlo. Era poi il ciuffo rosso che ti faceva impazzire. Era l'occhio e poi la voce di Giancarlo Muratori, che è stato un grande attore anche di teatro, che purtroppo non c'è più, ma io ricordo con grande affetto. E noi parlavamo, io vi assicuro, veniva lì, mi faceva le coccole, il pupazzo, sembrava vivo. Non è un modo di dire, ma secondo me una buona parte del successo di Bim Bum Bam, a parte la professionalità, non voglio dire mia, sicuramente di Paolo Bonolis, ma era dovuta alla creazione di quel soggetto rosa. Era un gran format che funzionava, esatto, moltissimo. Sì, sì, sì. Io ne sento la mancanza. Vabbè, adesso sarebbe un reperto archeologico. No. Questo sì, ne sentiamo ancora la mancanza, perché non ci sono più quei programmi per i bambini. Adesso ci sono tutti i cartoni animati, i canali televisivi, c'è l'imbarazzo della scelta, insomma il tempo passa. Mi piace dire, prima c'era, che tristezza. Soltanto le persone anziane dicono, ai miei tempi. Io sono talmente presuntuosa, lo ammetto, che io sono talmente avanti che non posso guardarmi. Per me, per vedere al futuro, devo voltarmi indietro. Io ti faccio voltare indietro, non so se devi coprirti gli occhi. Sono una star-trekista. Guarda qua, star-trekista. Mamma mia! Vabbè, ma bella! Ma che bella! Ma guarda che bikini che ho, sembra proprio del mil... Cioè, un po' più scollato, no, sgambato. Te lo potevi permettere, stavi benissimo. Però sempre sobrio, nero... Ma che sobrio? Insomma, una cosa... Comunque... Fatemi un'altra sorpresa. Guarda, allora parliamo passiamo di un'altra oltre. Sorpresa davvero. Ok. Datemi i ventagli. Parliamo di un'altra sorpresa davvero, che non è una sorpresa altrettanto gradita, che è la sorpresa che tu hai fatto a un certo punto ai tuoi telespettatori. Perché è vero che nel corso degli anni sei diventata un punto di riferimento, quasi un appuntamento fisso, la domenica pomeriggio su Rai 3, per 16 anni c'è stato alle falde del Kilimangiaro. Sì. E poi a un certo punto non più. No, perché? Non più, c'è sempre. Sì, ho capito, non c'eri tu. Non c'ero io, che ero l'anima, la davvero? Vita, la luce.
luce del sì, programma. Però la verità. Beh, la verità lo dite voi. Vabbè, era il mio programma, ma sai quante volte uno fa delle cose, inventa delle cose e poi le lascia agli altri. La vita è sempre un cambiamento. L'hai certo. mai avuto un rimpianto rispetto a questa scelta? No, 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 no. Di questa scelta no. Rimpianti nella vita purtroppo ne ho avuti, insomma, però non. Devo dire la verità che professionalmente non ho rimpianti. Sei una tipa molto tosta, diciamolo, molto coraggiosa nell'affrontare le situazioni, forse anche perché sei sempre stata molto a contatto con la natura, quella vera, quella selvaggia. E so che più volte ti sono capitati degli incontri quasi pericolosi. Mm. Ce ne racconti qualcuno? Ma guarda, io amo la natura perché mi sento bene nella natura. Io amo il contatto con gli animali, che non deve essere un contatto fisico, anche il semplice incontro. Qualche pericolo l'ho passato, mi ricordo in Patagonia nuotando con le balene franche. Io ero in acqua, tentavo di avvicinarmi, a un certo punto, guardando sott'acqua in apnevo la maschera, vedo un sommergibile con un sommergibilino accanto che mi punta. Mamma e bambino. Mamma e bambino, proprio così. Allora dico, mamma mia, all'ultimo momento la madre si immerge lentamente, io ho le pinne, io tiro su le gambe e lei mi passa sotto, ma ero emozionatissima ovviamente. Credo. Il piccolo, non perché mi volesse far male, inavvertitamente, tirando sulla coda, no? Perché la coda, certo. le balene la muovono così, tirando sulla coda mi ha colpito in faccia, tipo un pugno alla Tyson. Certo. No? Mi ha fatto saltare la maschera, il boccaglio, avevo la bocca così, alla dell'era gigantesca, no? E mi sono spaventata perché ho avuto veramente la sensazione della forza, della possenza di questi animali. E quindi sono uscita fuori dall'acqua, fatemi salire, fatemi salire. Ma non è stato assolutamente un gesto contro di me, non capito? Non era un attacco, però insomma è stato un momento in cui ho sentito di essere un po' in pericolo. Allora, hai citato anche il tuo primo programma legato alla natura, che è l'Arca di Noè. Sì. Così qui a The Real abbiamo deciso di farti un piccolo gioco, cioè un'Arca di Noè sulla quale vivono dei personaggi conosciuti e tu devi decidere se farli salire sull'arca, se farli scendere e nel caso di che tipo di animale si tratterebbe. Va bene, mi diverte molto. Io in genere sono buona, tenterò di essere cattiva. Ok, sennò è noioso. No, certo. Se salvo tutti. Allora, solo non si vedono i due leocorni, però partiamo dal primo, Maurizio Costanzo. Assolutamente a bordo. Mi ha insegnato tantissimo Maurizio Costanzo. Tu hai lavorato con lui. 1985, credo, 86, non mi ricordo, e mi insegnò una cosa importantissima, a fare le interviste. E uno dice, qual è il segreto di fare un'intervista? Ecco, diccelo, grazie Licia. Ovviamente ognuno si prepara a ascoltare l'interlocutore. Tu mi dirai, che cosa banale? No, no, non è banale per niente, perché purtroppo molte persone che fanno il nostro lavoro fanno una domanda, allora che cosa hai fatto ieri? Ho investito un bambino per strada e le prossime vacanze dove vai? Perché ce l'hanno scritto certo. così. Che tipo di animale sarebbe Maurizio Costanzo? Beh, insomma, mettiamo, mi viene in mente un animale non bellissimo per lui, ma tipo tricheco mi viene in mente. ecco, me lo vedo così. In modo affettuoso. Ma assolutamente, lo amo. Ma per via di quei baffetti. Sì. Ma c'hai i baffi, Costanzo? No, però i trichechi sì. C'ho una voglia di chiedere che animale Maria De Filippi, ma andiamo avanti. Andiamo avanti. Perché sei la coppia. Milly Carlucci. Milly Carlucci la salverei perché? Perché lei è una professionista seria, punto. Per cui la televisione ha bisogno di professionisti seri. E che animale sarebbe invece? Una zebra. Ah, ok. Perché una zebra? Perché comunque è elegante, la zebra è elegante, è un cavallo a righe, insomma, certo. no? Però è anche selvaggio, c'ha questa cresta tutta bella in ordine, una zebra. Poi Camila Raznovic. Camila Raznovic non la salvo, ma non ho niente contro Camila, assolutamente, è la persona che conduce oggi il Kilimangiaro e secondo me quest'anno hanno anche fatto una bellissima edizione, purtroppo, quindi cioè, non, però non la salvo, cioè non me ne frega niente di salvarla, non ne ho bisogno. E che animale? E che animale sarebbe? Che animale può essere Camila? Mo, non lo so, un orsetto lavatore.
Va bene. Ma perché ridono? Cosa ho perché detto? È tenera, perché è tenera. Ok. Sì. Piero Angela. Piero Angela lo salverei, è stato anche lui un maestro per me. Piero Angela è bravo, è un grande divulgatore, l'ho osservato tante volte per imparare come si comunica. Ho imparato da lui a muovere le mani, adesso sto immobile apposta, perché sennò dicono come hai imparato male. Perché? Come le muove? Io ero stata educata da una famiglia, mio padre è militare, aeronautica, le mani non si muovono, assolutamente. Allora, quando mi sono trovata a fare televisione, i primi anni, cioè invece per comunicare bisogna muovere le mani, cioè anche Obama muove le mani quando fa un discorso, no? Allora, Piero Angela è uno che invece quando parla muove le mani. E io all'inizio, adesso sono diventata tipo vigile, no? Perché le muovo in continuazione, mi piace un sacco muoverle. Ma io all'inizio, tipo persona mummificata, lo guardavo e davanti allo specchio tentavo di parlare facendo così, no? Perché non riuscivo a muovere le mani. E senti, che animale sarebbe? Quindi? Guarda, Piero Angela lo faccio un gufo. Ma non perché i gufi siano animali notturni, un gufo perché lo vedo come il maestro, capito? Sì. Il maestro a scuola che ti deve insegnare. E poi saggio, molto il saggio. Saggio. Ecco, brava, mi hai dato le parole giuste. Nicola Pietrangeli. Nicola Pietrangeli, un leone, bellissimo, è stata una persona che figurati se non salverei, una persona molto generosa, è stato un grande amore della mia vita, per cui lo porto sull'arca. Com'è stato vivere quest'amore? Perché all'epoca avevate una differenza d'età di quasi 30 anni. Nicola ha 29 anni più di me, il mio attuale marito ha 11 anni meno di me, quindi ho sempre fatto casino con gli anni. Che vedevo ma chi se ne frega, un problema con la matematica. Esatto, cioè non ho mai fatto bene i calcoli e io non ho mai visto Nicola più grande di me. Perché io dico sempre che quando due persone si innamorano c'è qualcosa che va oltre l'aspetto fisico, no? Io sono anche una persona abbastanza romantica e credo che sia l'incontro di due anime. E le anime non hanno età, per cui Nicola non l'ho mai visto più grande, così come mio marito non l'ho mai visto più piccolo. Mi sembra che tuo marito, mi viene da chiederti cosa hai visto in lui, sì. Ma dato che abbiamo visto delle sue foto, forse ci possiamo rispondere da soli perché è un uomo bellissimo, Licia. Hai trovato un uomo bellissimo, voi siete sposati dal 2004. Sì, credo di sì. Beh, siete una coppia stupenda. Beh, a me piace ovviamente, ma ogni scarafone è bella mamma. No, no, è bella a tutte. Cioè. Abbiamo una bambina di 11 anni e è tosta. Perché è tosta? Ti ricorda qualcuno? Sì, Mi ricordo, è tosta perché è una ribelle, una protestatrice, è una contestatrice, mi piace così. Però allo stesso tempo è una persona con la quale uno può parlare e quindi mi va benissimo se è ribelle perché non vuole mettersi una cosa addosso. Certo. Mi va benissimo, non è che uno deve essere piatto, se no encefalogramma. E se ti chiedesse di fare il tuo stesso lavoro? Ma lo può fare. Io dico sempre che nella vita deve seguire i suoi sogni. Lei prima voleva fare la fioraia. Mi sembra più possibile. Segui i tuoi sogni, sempre, lo dico, sempre. Anche se poi non ci riesci, non importa, ma non potrai dire che non ci hai provato, perché io non sopporto la gente che... Ma se avessi fatto... Senti, mi fa molto ridere questo racconto di tua figlia come una determinata, con la testa dura, perché sappiamo che c'è un'altra inquilina con la testa piuttosto dura. Oh mamma cioè, mia. La capretta. Chiama la capretta. Ma avete una capretta che si chiama Capri? Sì, siete dei geni con i nomi, possiamo dirlo. Ma guarda, come si fa a vivere con una capretta? Capri? Ma infatti non si vive con una capretta, perché tu continui a dire in maniera molto tenera capretta. Capri, l'erba se la tagliasse, cioè se se la mangiasse andrebbe bene. No! Sceglie solo i fiori, quelli che piacciono a me, le piante che piacciono a me. È diventata una bestia da 60 kg con delle corna così. Abbiamo dovuto recintare mezzo giardino. Noi viviamo di qua e lei vive di là. Non c'è proprio un rapporto. Beh, Capri è un'isola, lo capisci? Esatto. Cioè, è normale. Hai ragione. Non fa una piega. Hai ragione, hai ragione. Noi ringraziamo Licia Polò per averci dato proprio questo spaccato della loro vita e complimenti, siamo davvero molto felici grazie. Di aver avuto questa ventata di natura qui a The Real. Grazie mille a voi e in bocca al lupo per tutto perché siete un gruppo bellissimo. Grazie. Ciao. Grazie.